È frutto di due indagini stop condotte dai carabinieri del ROS di Catanzaro e piccoli passi condotte dai finanzieri delle GICO del Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro, l'operazione che ha portato a smantellare un'organizzazione dedita al traffico e dello spaccio di droga gestita dall''ndrangheta, che non esitava a ricorrere a pesanti ritorsioni nei confronti dei tossicodipendenti che non saldavano i propri debiti. Le indagini, coordinate dal procuratore distrettuale di Catanzaro Nicola Gratteri, dall'aggiunto Vincenzo Luberto e dal PM Saverio Vertuccio, hanno portato a 13 arresti e traggono origine da un'altra operazione avviata nel 2009 dalla ROS nei confronti dei vertici della cosca Acri Morfò di Rossano ed in particolare del latitante Nicola Acri, arrestato dai carabinieri il 20 novembre 2010. L'inchiesta, oltre a documentare il ruolo centrale della cosca nel panorama criminale cosentino, anche attraverso numerose alleanze con 'ndrine del Crotonese, aveva evidenziato il dinamismo del sodalizio nel traffico di stupefacenti. I successivi approfondimenti hanno trovato pieno riscontro con le risultanze dell'indagine condotta dalle Fiamme Gialle. E anche questa è un'indagine importante, soprattutto perché accende un faro su un territorio dell'Alto Ionio Cosentino ritenuto un posto tranquillo, un posto dove non c'era una criminalità organizzata determinata, forte, come invece abbiamo scoperto e abbiamo potuto rivelare questa notte, questa mattina. Sostanzialmente si tratta di organizzazioni criminali che importano quantità di droga consistente, che usano tecniche di importazione abbastanza sofisticate, che noi eravamo abituati a vedere, che io ero abituato a vedere da parte delle organizzazioni criminali dell''ndrangheta dello Ionio Regino. Sicuramente c'è da come dire, considerare il fatto che le cosche rossanesi non sono seconde a nessuna rispetto a quanto per quanto concerne l'importazione di stupefacenti, che come dicevo prima soltanto in piccola parte è servente rispetto al mercato rossanese, in massima parte viene dirottata verso altri mercati che sono quantitativamente più importanti perché hanno maggiore domanda, quale il mercato siciliano. Sì, lo stiamo facendo oramai da qualche tempo. L'ARMA è pienamente consapevole della importanza a livello nazionale e internazionale delle 'ndrine, delle cosche che operano qua in questo territorio calabrese. La Calabria in questo momento è il centro motore di interessi internazionali di notevolissimo livello. Sì, sono molto soddisfatto, ringrazio la procura, ringrazio i miei uomini, molto bene con i carabinieri, abbiamo fatto un bel lavoro, una bella battaglia che si è conclusa con un esito positivo, una delle tante che abbiamo combattuto e che continueremo a combattere.